Benvenuti alla nuova puntata di New Insurance, la rivista sull'evoluzione del settore assicurativo diretta da Angela Maria Scullica. Siamo qui con Pier Francesco Ricca, responsabile Affinity di Willis Towers Watson, e Gianluca De Cobelli, che è founder e CEO di IONO. Inizierei con Ricca. Oggi si parla in questa puntata delle compagnie alla prova del consumatore digitale. Sappiamo che il consumatore sta cambiando rapidamente, quindi ha nuove aspettative, nuove esigenze, nuovi gusti. Cerchiamo di capire a che punto è l'evoluzione delle compagnie, se sono al passo con l'evoluzione del mercato, quindi di quello che chiede il potenziale cliente, o se sono ancora in ritardo. Allora, io partirei proprio dal titolo, che le compagnie alla prova del consumatore digitale. Quello che si vede, a mio avviso, è che siamo in un momento in cui le compagnie stanno ancora cercando di capire quali sono le cose migliori da fare. Stanno facendo degli interventi importanti, investimenti anche importanti, però sono ancora un po' combattute, pare a me, perché stanno valutando di intervenire per cercare di ottimizzare gli interventi sin da subito. Chiaro che questo va un po' a conflitto con invece le strategie a lungo termine. Che voglio dire con questo? Il digitale significa anche millennials, significa anche consumatori che sono nati nel digitale, però c'è anche una bella fetta, forse la più grossa al momento, che sono anche consumatori che invece non sono nati nel digitale e lo usano. Allora, qual è la disputa qui che io vorrei analizzare? È che nonostante ci siano tanti investimenti, questi investimenti vertono molto a cercare di prendere i clienti che usano il digitale, però secondo la mia visione, il focus dovrebbe essere per chi è che è nato il digitale, chi è che è nato nel digitale, e quindi analizziamo il comportamento di questi e in base al comportamento di questi sviluppiamo poi delle strategie e degli interventi per far sì che abbiamo successo in futuro. Non solo, siccome i millennials sono nati nel digitale, devono essere anche il veicolo per fare il digitale, e quindi bisogna investire nei talenti, investire nei millennials e riuscire a portarsi avanti anche con le strategie. Quindi non un discorso solo di tecnologie? Non è un discorso solo di tecnologie, assolutamente no. Le tecnologie sono importantissime, le tecnologie comunque le fanno gli uomini, ma c'è anche un discorso molto importante di analytics, quindi di analisi del mercato, quindi anche di analisi del mercato digitale stesso, di utilizzo degli analytics che fanno parte del mondo digitale per far sì che si sviluppino le giuste strategie, le giuste soluzioni, e poi anche di collaborazione con questo nuovo mondo dei millennials, cercare di coinvolgerlo, integrarlo al massimo nelle strategie, nelle organizzazioni aziendali, in modo da costruire poi delle soluzioni che possono veramente avere un futuro e non solo dei ritorni nel breve termine o medio. Sì. De Cobelli, le assicurazioni sono state per molti anni al centro di un risico che ha teso un po' a diminuire quella che era l'offerta. Cioè, si diceva serve una certa dimensione per fare business assicurativo, l'economia di scala, l'innovazione, eccetera. Di colpo invece vediamo che il mercato si va aprendo e quindi ci sono anche nuovi operatori come IONO, di cui possiamo raccontare un po' il posizionamento del mercato, che possono entrare e cambiare questo mercato. Ecco. Diciamo che vogliono entrare e vogliono cambiare, poi dobbiamo ancora riuscirci, e questa è la sfida per tutti noi. Di sicuro il mercato, diciamo, assicurativo è un mercato che in questi ultimi anni ha visto sì una concentrazione e ha visto anche un proseguire un certo trend di offerta basato su quelli che sono anche i canali distributivi tradizionali e tipici delle compagnie assicurative. Si è assistito nell'ultima decade allo sviluppo della Banca Assurance, in realtà poi questo modello ha portato prevalentemente a una distribuzione di prodotti nel mondo vita, quindi altri rami sono stati poco, diciamo, sviluppati dal mondo Banca Assurance. Oggi grandi compagnie, ma anche grandi banche, hanno piani di sviluppo del mondo assicurativo nel comparto anche da anni. Soggetti come noi siamo un broker
totalmente digitale, forse uno dei primi broker digitali in Italia, mentre all'estero ci sono, diciamo, società analoghe alla nostra che hanno, diciamo, cavalcato e accelerato lo sviluppo di un'offerta in campo assicurativo grazie, diciamo, alla maggior propensione del mercato ad accogliere un'offerta, diciamo, innovativa. Se lei parla in qualsiasi ambiente assicurativo, una frase che sente dire e che, diciamo, a me ancora un po' stupisce è che le assicurazioni non si comprano ma si vendono. Come a dire che non c'è una domanda, no? In effetti io sono invece totalmente convinto del contrario, che sia un problema di offerta. Quindi torno al suo punto, nel tempo c'è stata concentrazione, l'offerta gestita in un certo modo dal mondo assicurativo, dovuta anche ai costi di distribuzione, perché i canali che usano sono dei canali costosi, quindi certi prodotti assicurativi non sono stati sviluppati col concetto che poi non si sarebbero riusciti a vendere. Allora, il subentro di realtà come la nostra, dove, ripeto, noi semplicemente cerchiamo di seguire quello che è già successo in altri paesi più evoluti da un punto di vista, diciamo, di offerta assicurativa, è quello di entrare sul mercato e aiutare lo sviluppo del comparto assicurativo nell'interesse e delle compagnie e del consumatore. All'inizio abbiamo detto il consumatore digitale è in evoluzione, sì, lo è, anche nel comparto assicurativo. Cioè, io faccio una similitudine col mondo bancario, che conosco abbastanza bene. Negli ultimi 10 anni le banche hanno, e stanno ancora lavorando, per cercare di far evolvere la propria offerta a soddisfare nuovi bisogni da parte del consumatore, appunto il cosiddetto consumatore digitale, che diversamente vengono soddisfatti da soggetti terzi. Allora, le compagnie devono fare le stesse cose. Noi, cioè, o cambiano o perdono quote di mercato. Assolutamente sì, in alcuni prodotti e servizi. Okay? Quindi un soggetto come noi nasce con l'obiettivo invece di aiutare compagnie e, ripeto ancora una volta, i consumatori ad andare incontro a quelle che sono delle esigenze che poi tutti noi, siamo consumatori in primis anche noi, abbiamo nel gestire la nostra vita quotidiana, quindi esigenze di protezione che hanno sia i consumatori tradizionali che quelli digitali. Poi arriviamo a capire cosa chiedono di diverso quelli digitali. Passiamo ora a cercare di capire se le compagnie assicurative vivono l'evoluzione digitale più come una minaccia o come un'opportunità. A sentire, a leggere i comunicati stampa, insomma, come giornalista sembra di capire che tutti vogliono investire, essere sul treno digitale. Ma Ricca, in concreto, voi che esperienza avete, anche visto che siete oltre che broker anche consulenti? Beh, di sicuro c'è un aspetto di minaccia, nel senso che se si è troppo lenti e resti a intervenire, a fare investimenti e a sviluppare il digitale, è chiaro che si può restare indietro e addirittura uscire dal mercato. Però direi che in linea di massima è più un'opportunità, nel senso che il digitale dà la possibilità all'assicurazione di espandersi più velocemente, di arrivare più profondamente, di educare quindi anche più facilmente, perciò attraverso il digitale è più facile raggiungere alcuni segmenti, target di mercato che prima non si potevano raggiungere, quindi i volumi, se vogliamo dirla in termini di assicurativi veri, i volumi di premi sono destinati a crescere, stanno crescendo in modo ancora più forte grazie al digitale, e direi che ci sono opportunità già importanti colte anche in Italia con investimenti nell'ambito telematics, per esempio, dove l'Italia comunque è abbastanza un precursore, e poi ci sono tutte le tematiche di analytics, predictive analytics, dove l'Italia sta facendo anche bene, ci sono delle realtà italiane che si stanno muovendo bene, e in generale a livello internazionale anche player di altri settori stanno cercando di entrare, quindi c'è il discorso della disruption, perché anche i non assicuratori, che siano nuove startup che nascono di sana pianta per fare disruption, che siano aziende multinazionali operanti nel digitale o telecomunicazioni o altro, che entrano sul mercato per prendersi la loro fetta. Quindi è tutto un tema di tempismo, velocità, innovazione, coinvolgimento delle persone giuste,
facevo il discorso poc'anzi dei millennials e della loro integrazione nei sistemi aziendali, nelle organizzazioni aziendali e quindi nelle strategie aziendali, in modo da poter fare quello che si può fare al meglio. Sì. Decobelli, quando le capita di confrontarsi con qualche operatore assicurativo tradizionale, non ha l'impressione di parlare proprio due lingue diverse? Abbiamo sentito ora da Ricca tempistiche differenti. Compagnie assicurative hanno sempre avuto lo stesso tipo di business probabilmente per secoli. Ma devo dire di no, in verità, perché tutte, diciamo, le persone con cui siamo in contatto, compagnie o banche, hanno comunque un interesse comune, che è quello di aiutare lo sviluppo del proprio business e quindi di accrescere l'offerta verso il mercato finale. Devo dire anzi che in questi ultimi periodi, grazie anche all'attività di comunicazione che è molto attiva sul mercato da più fronti, non solo da parte media, dalle parti delle compagnie, società di consulenza, grandi realtà anche universitarie che studiano quelli che sono i fenomeni in atto, è molto di attualità parlare di innovazione nel mondo assicurativo, quindi qualunque compagnia sta varando un proprio piano di sviluppo, di digitalizzazione dell'offerta, qualunque broker sta cercando di capire come evolvere e quindi devo dire c'è apertura al cambiamento, è difficile poi farlo perché al centro secondo me bisogna capire che questo cambiamento lo si riesce a percorrere con efficacia se si pone il consumatore, perché non è una questione tecnologica, la tecnologia è un fattore abilitante, ma io devo capire cosa vuole il consumatore e il consumatore digitale è diverso. Cosa vuole in particolare? Esatto, e una precisazione, secondo me il consumatore digitale non è solo millennials. Millennials è un di cui dei consumatori digitali, poi ci sono soggetti che sono da tempo abituati ad usare il digitale e il mobile in particolare nel fare i propri acquisti, che sono quindi in target anche per un'offerta assicurativa. Cosa vuole? Vuole trasparenza, vuole convenienza, semplicità e assistenza. In una parola sola, vuole una customer experience diversa da quella che ha oggi. Non solo nella, diciamo, acquisizione, quindi sottoscrizione della polizza, ma soprattutto nella fase poi di gestione del sinistro. Perché sì, quando io compro un'assicurazione sto comprando un servizio qualora accada qualcosa e quindi non è possibile che quando accade l'evento e io devo gestire il sinistro sia sottoposto a processi infiniti per riuscire a ottenere un rimborso. Sì. Quindi a questo punto introduce quello che era un po' la terza parte della trasmissione riferito alle competenze. Voi ad esempio siete una nuova azienda, quello che ricercate nelle persone che lavorano con voi probabilmente è diverso da quello che cercava fino a qualche anno fa una compagnia tradizionale. Sì, di sicuro ricerchiamo comunque competenze tecniche sui prodotti assicurativi, perché l'assicurazione è un business non quindi banale, l'attuario è sempre c'è un tema appunto di attuari. Noi in realtà cerchiamo di far leva molto anche sulle competenze delle assicurazioni, delle compagnie nel costruire i prodotti, perché vogliamo lasciare a loro la responsabilità di definire quale livello di rischio, come prenderlo. Noi ricerchiamo più che altro competenze di sviluppo, capacità di sviluppo prodotto e di marketing digitale. Oggi si parla molto di digitale, è da anni che esiste il marketing digitale, che è appunto una modalità nuova con cui andare a sollecitare i consumatori. Così come li devo sollecitare nella proposizione attiva del prodotto, devo anche capire come costruire il prodotto. Abbiamo competenze specifiche di user experience, quindi persone che studiano esattamente quelli che sono i flussi in termine tecnico, il funnel che io devo seguire per arrivare dalla consultazione all'acquisto del prodotto, tutto su canali digitali. Quindi competenze sono di natura marketing, di natura specifica di prodotto e soprattutto di natura, dico io, digitale. Cosa vuol dire natura digitale? Vuol dire persone che hanno studiato e provato a sperimentare anche attraverso attività concrete in azienda lo sviluppo di servizi basati su anche tecnologie, dove la fisicità è, diciamo, ridotta al limite minimo necessario.
Ricca, diamo ormai per certo che servono nuovi professionisti da introdurre nelle compagnie assicurative, però le compagnie sono anche organizzazioni spesso molto grandi, composte da persone che sono anche magari avanti con gli anni. Come si cambia la testa dell'assicuratore? Si cambia intanto lavorando, direi che non c'è altra via. Aggiungerei al commento fatto dal collega prima, concordo con le competenze da lui esposte, ne aggiungerei un'altra che è la competenza sugli analytics e quindi la comprensione del mercato, che probabilmente ha citato anche prima, adesso gli è sfuggita dall'elenco. Che ritengo fondamentale perché giustamente permette di capire il mercato e quindi permette poi di sviluppare le soluzioni più adatte. Forse è il momento giusto anche per me per fare un po' un piccolo riferimento alla mia azienda, che è abbastanza forte e ben strutturata dal punto di vista degli analytics. Così perché voi fate sia brokeraggio che consulenza? Facciamo sia brokeraggio che consulenza, e consulenza che spazia dall'ambito HR all'ambito della consulenza di analisi per le società di assicurazione. Abbiamo il 90% delle società di assicurazione a livello mondiale, le top, le grandi sono clienti, quindi insomma siamo messi molto bene storicamente, mi verrebbe da dire, quindi gli analytics li facciamo da prima che se ne parlasse e adesso stiamo cercando di trasformare questa funzione, che è anche una linea di business in realtà, che fa la parte di analytics, in qualcosa che può supportare anche l'innovazione del nostro business e l'innovazione di mercato. E quindi come utilizzare anche nel mio ambito, io mi occupo di Affinity, che è la parte B2B2C, quindi facciamo partnership con grandi società di telecomunicazioni, banche, utilities, automotive e così via. Come facciamo a far leva sugli analytics per sviluppare soluzioni migliori per i nostri partner e quindi soluzioni migliori per i consumatori finali. Sì, finora abbiamo parlato di tecnologie, però abbiamo detto che soluzioni abilitanti ci sono e competenze e soft skill non servono? Quelle direi sempre, non si può prescindere, quindi capacità di leadership, capacità di guidare l'azienda da parte di chi si prende cura, ha la responsabilità di gestire progetti innovativi, e poi anche capacità e dinamismo, flessibilità anche mentale in qualche modo verso il cambiamento, verso l'innovazione, sono tutte tematiche importanti e alcune aziende stanno anche reclutando persone dedicate a questi ambiti in modo da poter avere strutture organizzative adeguate al cambiamento e all'innovazione. Ricca, passiamo all'ultima parte della trasmissione. Quando si parla di tecnologie, si parla soprattutto di intelligenza artificiale e chatbot. Se ne parla così tanto che probabilmente gli ascoltatori, così come i consumatori, rischiano di essere confusi. Quali sono, per un'azienda come la vostra che nasce digitale, le principali applicazioni di queste due soluzioni? Ok, allora prima dicevo l'importanza di gestire nei confronti del consumatore le aspettative di semplicità, trasparenza e velocità e di assistenza non solo nella fase di vendita del prodotto ma anche nella fase di gestione dei sinistri. Quindi quello che noi stiamo sviluppando in collaborazione con le compagnie è la capacità di gestire totalmente in maniera digitale il ciclo di vita del prodotto assicurativo. Quindi chatbot, che sono diciamo, un'evoluzione di ciò che veniva fatto 15 anni fa nei call center, che erano gli UAR, dei risponditori automatici. No? Quindi l'intelligenza artificiale applicata al chatbot vuol dire che quando Decobelli chiama che ha sottoscritto la polizza Pippo, posso già capire che tipo di sinistro mi sta per denunciare, se parliamo della gestione del claim, e quindi accompagnarlo invece che rimandarlo a punti diversi, accompagnarlo nel percorso di predisposizione di tutto ciò che serve per aprire il sinistro e se possibile, a fronte di certi tipi di polizze, non abbiamo parlato di prodotti, noi prevalentemente nasciamo appunto per innovare l'offerta, aiutare le compagnie assicurative a innovare l'offerta. Ramo danni, quindi prodotti area salute, area sport e anche area viaggi. Al momento il ramo auto l'abbiamo lasciato da parte, che è un'arena molto competitiva dove ci sono già un sacco di attori e dove online si vendono già le polizze, quindi noi stiamo andando su qualcosa di nuovo. Quindi nel nostro caso di polizze
on demand, anche a volte di durata limitata, stiamo cercando di introdurre anche l'autoliquidazione del premio. Ci sono casi di questo genere, come in America, in realtà startup simile alla nostra, ma molto più evolute e molto più avanti in quanto nate prima, dove c'è l'autoliquidazione del sinistro, se parliamo di assicurazioni casa, in pochissimi secondi. Cioè io consumatore, quindi, che ho subito un danno, presento della documentazione. Finalmente ottengo un servizio, quindi chatbot e intelligenza artificiale al servizio ancora una volta del consumatore, per dargli veramente la possibilità di usufruire quello per cui ha pagato. Il premio assicurativo serve per poter beneficiare di una gestione di un sinistro. Questa è un'applicazione molto concreta. Dopodiché, una precisazione, si parla di tecnologia, la tecnologia c'è, è conosciuta, bisogna implementarla però, perché oggi il mercato assicurativo non brilla per investimenti tecnologici, rispetto al settore bancario ha investito molto meno negli ultimi anni, dal 2015 ha iniziato a affrontare il tema InsurTech e sta investendo, ma c'è da fare ancora molto e il percorso è, diciamo, abbastanza complesso, perché riuscire a modificare completamente i processi operativi e quindi quelli che sono i sistemi di back-end delle compagnie assicurative, che, come dice lei, sono frutto del risultato di aggregazioni degli ultimi anni, non è facile. Ecco quindi che, tornando anche a Iolo, che oltre ad essere un broker digitale, è anche un enabler tecnologico, quindi aiuta le compagnie a accelerare lo sviluppo di queste offerte in maniera digitale, mettendo a disposizione la propria piattaforma, che, come diceva correttamente il collega, peraltro ha un motore di recommendation engine, anche lui basato su intelligenza artificiale, quindi questa è un'altra applicazione che crediamo sia molto utile sempre per il consumatore, ovvero quando tu entri sulla app di Iolo o sul sito di Iolo, capiamo cosa hai fatto in passato e che tipo di esigenza puoi avere, quindi in funzione anche di dove sei, perché ti geolocalizziamo con l'app, sì. E in funzione di attività di data enrichment che facciamo sul nostro database, ti proponiamo la polizza o il prodotto assicurativo che riteniamo possa esserti utile in quel modo. Quindi la tecnologia c'è, deve essere utilizzata per far evolvere l'offerta e quindi riuscire a sviluppare le assicurazioni. Rick, abbiamo sentito finora alcune applicazioni di queste tecnologie. C'è il rischio che a questo punto la professione di agente entri in crisi? Per come la vedi lei? Beh, ancora probabilmente troppo presto, però di sicuro ci saranno delle soluzioni assicurative, ci sono già alcune, ce ne saranno sempre di più, che saranno distribuite in maniera nuova e questa nuova maniera, metodologia, non prevederà l'utilizzo di agenti o intermediari assicurativi. Per quello che è anche un po' la sua esperienza internazionale, quali sono i trend in arrivo in Italia? Beh, direi che la cosa che è più calda in questo momento sono i telematics e c'è anche un tema di... facilmente, in maniera semplice. Telematics sono quelle tecnologie che permettono l'analisi, la raccolta di informazioni e l'analisi di informazioni e quindi anche la possibilità di fare offerte specifiche basate sul comportamento di macchine o di persone. Quindi, per fare dei casi concreti, possono essere i box che sono sulle automobili o le scatole nere, oppure anche tutti quei tool che monitorano un po' l'andamento degli sportivi, il comportamento di persone che fanno delle attività e quindi raccogliendo dei dati a riguardo sono in grado di dare informazioni sulla salute e sul comportamento delle persone e quindi anche di analizzare poi alla fine queste situazioni e perciò sviluppare offerte adeguate che possono poi essere in realtà anche distribuite in modo immediato, quindi vengono analizzate a priori, preparate in qualche modo e poi distribuite nel momento opportuno quando si verificherà il caso. Grazie. Abbiamo quindi raccontato un po' quali sono i nuovi trend nel mercato e come le aziende assicurative si adeguano all'evoluzione del consumatore digitale. Ringraziamo Gianluca De Cobelli, che è founder e CEO di Iolo, e per Francesco Ricca, che è responsabile affinity di Willis Towers Watson. Grazie a tutti. Grazie, buonasera.